Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Laura Puppato, buonasera candidata alle primarie del Partito Democratico e capogruppo in consiglio regionale per il PD, ovviamente nella regione Veneto. E buonasera e benvenuto Ignazio La Russa, deputato del PDL, ma soprattutto, sottolineo, in questa fase ci interessa molto il fatto che lei è anche coordinatore del suo partito. Uno dei tre, sì. E comincio con lei, onorevole La Russa, perché lei 5 giorni fa ha detto che il caso Lazio è chiuso perché il PDL in 48 ore ha risolto tutto con un'operazione di moralizzazione e trasparenza. Non è andata così, perché no, come sappiamo... Ecco, ma Renata Polverini ha fatto bene a dimettersi? Credo che abbia fatto benissimo, perché il caso poteva essere chiuso, perché in 48 ore... Angelino Alfano e tutto il Popolo della Libertà aveva rimosso non solo Fiorito dal partito, ma anche l'incolpevole nuovo capogruppo, proprio per evitare discussioni, aveva votato e fatto votare, promosso la votazione perché venissero abolite quelle risorse aggiuntive e dimezzate quelle vecchie, e promosso un'azione di moralizzazione. Hanno votato tutti, ma subito dopo anche quelli che avevano votato, cioè il PD e altri partiti, hanno ritenuto, secondo me provando a fare una speculazione interna tutta politica, hanno ritenuto di dare le dimissioni. Quindi da un lato hanno votato queste norme per proseguire. A quel punto la Polverini ha fatto bene a non starci, a dire no, non mi faccio mettere da voi in qualche modo in difficoltà e a rendere impossibile che questa giunta e questo consiglio regionale continui a lavorare, ed è stato inevitabile e io credo assolutamente giustificato il segno di vero cambiamento che ha voluto dare in casi di questo genere, dimettendosi senza avere, è chiaro, altrimenti forse non l'avrebbe fatto, senza avere nessuna accusa e nessuna responsabilità. Insomma, adesso quest'anno c'è un'inchiesta in corso per Fiorito, poi vediamo come andrà avanti. Senta, Laura Puppato, oggi Berlusconi ha detto che nel Lazio maggioranza e opposizione erano corresponsabili e che nessuno può chiamarsi fuori. È così? Almeno in parte lo è difficile dirlo, è difficile negarlo, intendo. Quindi dopo Tangentopoli, Sprecopoli, e questa volta purtroppo la Regione Lazio, diciamo in qualche modo, è una parte della maggioranza perché governa e quindi ha maggiori responsabilità perché le cose le decide, ma anche chi tace in qualche modo acconsente, e quindi sicuramente c'è stata una connivenza che non era e non è accettabile. Io dico questo, dico che la politica deve essere esempio, non può più continuare ad essere la caccia all'errore e poi dopo l'errore ci si accorge che si poteva e si doveva fare meglio. E d'altro canto quello che sta accadendo nelle regioni ci porta anche un'evidenza, non se ne è parlato oggi, non so se se ne parlerà nei prossimi giorni, è giusto dirlo però. Quando si è parlato tanto di federalismo in questo paese, un termine che pareva magico, bastava semplicemente delegare presso altri enti autonomi, vicini alla gente, eccetera. Invece abbiamo visto che le regioni italiane, 20, hanno 20 sistemi economici diversi, 20 modelli diversi, e purtroppo tra questi modelli vi sono modelli assolutamente negativi, inaccettabili oggi. Ma quindi sono tutti uguali, destra e sinistra? Io credo che non sia così, nel senso che da parte nostra c'è un maggior richiamo al rigore da sempre, insomma non è un caso che anche nella mia regione, diciamo da quando io faccio il consigliere regionale, quindi da 2 anni e mezzo, abbiamo ottenuto e voluto fortissimamente una riduzione dei costi della politica. Siamo passati da 5 milioni e 800 mila euro, che erano i costi dei consiglieri regionali al 2010, a oggi che sono un po' più di 4 milioni e 300 mila euro. Questo sarebbe lo Inoltre, stipendio mensile? Beh, questo no, è lo stipendio di 60 consiglieri regionali, nonché assessori. Quindi, grosso modo, siamo passati da circa 100.000 euro cada uno, 100 e qualcosa, a un po' meno di 80.000 euro cada uno. E già questo è un segnale, anche se mi rendo conto che comunque sono tanti soldi, rendiamoci conto anche di questo. Ma io credo che questo, associato all'eliminazione dei vitalizi che abbiamo votato, associato al fatto quindi non che voi non avrete il vitalizio. Non avremo il vitalizio a partire dalla decima legislatura. Posso dire una cosa? Sì. Ma perché per esempio nel Lazio? Io credo che abbia, lo stimo molto fra l'altro. Scusi onorevole, perché nel Lazio invece hanno votato contro l'abolizione del vitalizio, credo un anno questo fa? Non ne ho la più pallida idea, non seguo le
votazioni delle singole regioni, il Lazio non è neanche la mia regione, quindi non saprei risponderle. Le dico però che mentre concordo con quello che ha detto in linea generale, devo fare una piccola precisazione, non è chi tace acconsente, è il fatto di avere fatto alzare da 1 a 14 in proporzione le risorse destinate ai gruppi con scarsi controlli, è una corresponsabilità di maggioranza e opposizione nella stessa identica maniera, perché come ha pubblicato anche il Corriere della Sera con il numero delle delibere, si riuniva l'ufficio di presidenza, quindi non la Polverini, il Consiglio regionale, un suo presidente, con i responsabili dei partiti, di tutti i partiti di maggioranza e opposizione, hanno votato all'unanimità l'aumento, a mio avviso scandaloso, ma di risorse. Mi scusi però, cioè, c'è una differenza nel modo in cui si spendono, certo, questi soldi? Allora no? Lei ha detto sono uguali destra e sinistra. Io credo che la differenza passa tra chi ha approfittato di quella scarsità di obblighi di controllo e chi non ha approfittato. Sicuramente Fiorito è uno di quelli che ha approfittato. Ce ne saranno altri, non certamente tutti quelli del centrodestra. Io mi auguro che non ce ne siano tanti nel centro-sinistra, ma la differenza, vede, passa sempre, se uno è eletto in un modo, in un partito, in un altro, alla fine, nell'interno dell'animo, c'è sempre la differenza tra chi fa politica per passione e chi fa politica per approfittare, chi crede che la politica sia un modo di veicolare le proprie idee e chi invece pensa che sia un modo per guadagnare di più. Questa è la differenza. Prestiamo attenzione ai fatti. Io credo che dobbiamo anche dire che stiamo parlando di fondi pubblici utilizzati per scopi personali, questo è peculato, esatto. È un reato. Sì, sì. Io penso e considero indagato, e spero che i consiglieri del Partito Democratico della Regione Lazio non si siano peccati di questo reato. Senta, spero che non lo siano neanche quelli del PD. Onorevole La Russa, diciamo, a parte appunto adesso il codice penale, avevamo detto che Fiorito è accusato di peculato, ma lei come coordinatore del sì. PDL si sente in imbarazzo o si vergogna per il comportamento di alcuni consiglieri del PDL del Lazio? Io credo che se non avessimo avuto la reazione che il PDL ha avuto, non solo mi sentirei in imbarazzo, ma mi vergognerei. Ma c'è stata un'omessa vigilanza anche da parte no, del PDL? No, vede, ai tempi io ho fatto il consigliere regionale nell'85, quando i gruppi non avevano neanche una lira, avevamo solo personale, e comunque portai il mio bilancio ad Almirante allora, penso. E Almirante allora mi disse il vero segreto di Fatima è sapere esattamente quali sono le risorse dei gruppi regionali. Quindi da questo punto di vista non c'è nessuno messo controllo. Lo chiedo a un consigliere regionale. Sono tutti registrati in bilancio, mi risulta, almeno da noi è così, e quindi non riesco a capire questo segreto di fatti, ma in realtà purtroppo i bilanci andrebbero letti, forse anche dai cittadini. Da questo punto di vista credo che la certificazione su quello che avviene sia indispensabile alla luce del fatto che, come dire, l'occasione fa l'uomo ladro, e quindi spesso con troppi soldi in disponibilità, e anche per questo la politica deve diventare un po' più morigerata, è opportuno che appunto non se ne approfitti. Oggi Alfano nella conferenza stampa ha detto chiaro e tondo che noi non aspettiamo la legge. Abbiamo riunito tutti i coordinatori, i capigruppo di tutte le regioni del PDL e abbiamo detto che i bilanci del PDL da oggi devono essere vidimati da una certificati da una società di certificazione. Da una società di certificazione. Non dovrebbe servire perché ci sono i tesori. Noi abbiamo un tesoriere molto selettivo che tende a controllare con assoluta precisione. Però è anche vero. Ha riunito noi responsabili delle regioni. Domani, però intanto ha già detto oggi che deve essere presa un'iniziativa urgente sui costi delle regioni, bisogna ridurre e riformare i costi. Fa bene a venirci dietro. Mettere online tutte le spese. Rendiamoci conto che noi stiamo parlando di non so quante decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro per il Lazio, e stiamo tagliando il sociale. Stiamo tagliando del 5% normalmente nelle regioni, quelle che sono per esempio, non so, per esempio i pulmini per i disabili piuttosto che le mense. Stiamo chiedendo alle famiglie di compartecipare. Io credo che quando ho letto inizialmente, mi scusi onorevole La Russa, che voi sostenevate insomma che se Polverini, mi dai del lei, ti devo dare del lei, allora anch'io. Ti do del tu. Ti ringrazio. Dicevo, ho letto che appunto dicevi a Polverini che era opportuno che rimanesse al suo posto in un primo momento. Ecco, io credo che quello non sia un buon segnale, nel senso che noi
dobbiamo essere rigorosi, chi sbaglia paga ed è giusto che se ne vadano a casa. Sì, però la Polverini, nessuno ha detto che lei ha sbagliato, ripeto, perché dipendeva dal Consiglio regionale, non dalla Giunta regionale. Posso chiederti una cosa? Sì. Lei è comunque consigliere, no? Come presidente di una regione è comunque tenuta alla vigilanza e anche ad essere presente possibilmente in Consiglio. Infatti nessuno gli ha mosso questa accusa. Tieni presente che c'è anche un altro aspetto, mi risulta che sia stato da parte della Polverini, appunto della Presidente della Regione Lazio, messo a disposizione negli assessori che erano tecnici esterni un vitalizio che in precedenza non c'era. Questo quindi non qui, lo so, quello che se voglio questo dire. Risulta vero, a me pare molto grave, insomma. Ecco, no, ma io vorrei sapere da una consigliera regionale, ma chi è che firma, chi è che decide i soldi per i consiglieri regionali? No, allora, no? Perché pare che il braccio destro di Polverini firmasse. Io non so il loro sistema quale sia. No, ma nella vostra regione? No, allora noi non abbiamo questo tipo di meccanismo, nel senso che noi abbiamo una quota relativa ai non dipendenti, cioè alla, diciamo, ai dipendenti che non abbiamo assunto, che viene versata appunto nelle casse del gruppo regionale per l'attività istituzionale e politica. Cioè nessuno di noi, come dire, può abusare o utilizzare quei fondi come fossero privati, perché il peculato sta in questo. Ma viene versato nel senso da chi? Che tu, dalla regione. Cioè il concetto è... Ma anche che, nel Lazio è stato esattamente, così, no? Ma il valore scusa, è 10 volte superiore, se, non ha vinto 100.000 euro di benefit per ogni consigliera nel Lazio. La differenza sta nella entità, perché anche nel Lazio era destinato attività. La cosa incredibile, la cosa che mi ha indignato è che tutti i gruppi tranquillamente non hanno battuto ciglio quando... con votazione unanime nell'ufficio di presidenza, quindi consiglio, non Polverini, giunta, si sono via via per 4 volte raddoppiato, triplicato, fino a portare da 1 a 14. La verità è che in altre regioni esistono meccanismi simili, ma per cifre infinitamente minori. Questa è la differenza con Lazio che c'è stata. Speriamo che siano minori, scopriremo nei prossimi mesi se effettivamente sono minori dappertutto. Comunque l'utilizzo in tutte di le fondi regioni. Pubblici per scopi personali non è consentito e non certo. È possibile. Ma stiamo parlando di questo. Il problema sono i controlli, ha ragione lei, certo, perché sono... non sapremo mai, dovunque non ci sono i controlli, in qualunque regione, non solo nel Lazio, dove il controllo è solo una firma e una dichiarazione, non sapremo mai se quella firma e quella autocertificazione corrisponde a verità. Per cui dico che alla fine la realtà sta nella etica della politica. Se uno vuole approfittare con norme di questo genere, approfitterà. Eliminiamo queste norme e selezioniamo meglio la classe dirigente, gli eletti. Ecco, una cosa che abbiamo già sentito varie volte anche qui in questo studio. Io faccio politica da 50 anni, si può dire, da prima che avessi 15 anni. E lei, per esempio... nessuno mi ha mai accusato di aver preso soldi dalla politica. Si ricandiderà lei alle prossime elezioni politiche? Specie se ci fossero le preferenze con più gusto. Perché sarebbe un modo per far scegliere ai cittadini. Quindi in nome del rinnovamento lei non farebbe un passo indietro? Il nome del rinnovamento non è mica un problema di età, passi indietro, passi avanti, potrei anche farlo. Vede, dal mio punto di vista, chi viene come me da una professione e può portare in qualche modo anche le dichiarazioni dei redditi, io da quando faccio politica guadagno meno. Perché lei faceva avvocato, no? Gli ultimi 3 anni ho fatto il ministro, non ho dovuto più neanche fare una pratica, controlli le mie dichiarazioni dei redditi. Però la passione politica non si misura né con l'età né col percorso, si misura, io credo sempre, col consenso della gente. Vorrei il consenso della gente. Musica anche per le sue orecchie, Laura Puppato, no? Visto che nel PD avete questo dibattito che è rinnovamento uguale a dato anagrafico. Fin quando la gente ti vuole. Insomma, alcuni di voi lo pensano. Bisogna dare il giusto valore ai termini, no? Perché quello è il nuovismo. Io non credo che il rinnovamento sia un fattore anagrafico. Credo che il rinnovamento sia l'applicazione dell'articolo 30 del nostro splendido statuto che molti dimenticano e magari sarebbe il caso di dargli una lettura un po' come la Costituzione di tanto in tanto. Perché lì c'è scritto che invece deve esserci, come dire, rappresentanza di tutti i generi ma anche di ogni età, no? Quindi è corretto che la politica rappresenti la società italiana. Perché dobbiamo, oggi abbiamo esagerato forse con una certa... tipologia di classe ma devono politica essere due di una o tre determinata mandati. Età. Quanti mandati bisogna? No, ma io credo che un paio di mandati siano sufficienti per dare il massimo di sé in quel tempo.
perché c'è anche un valore, lui diceva prima... Quindi l'onorevole La Russa non dovrebbe... No, ma, beh, ma ce ne andiamo in tanti, domandati, sì, che... ma lo faccio volentieri, se tutti quelli con due mandati vanno via, io sono il primo che vado via. No, ma sa perché... Lei quanti ne ha fatti di mandati? Va dal 92, conti lei. L'esperienza mi insegna che il massimo lo si dà in un periodo di tempo relativamente breve, perché la politica è vero che è passione, ma richiede anche sacrificio, richiede fatica, richiede anche uno sforzo fisico, una grande energia. Quindi questo ha ragione Renzi quando dice che D'Alema, Veltroni e insomma altri nel Partito Democratico che hanno fatto varie legislature devono fare un passo indietro. Sì, ma non mi piacciono i nomi e voglio dire, non è quello il sistema, nel senso che è normale e naturale in una classe, in un paese che vuole evolversi, che ci sia la giusta rappresentanza dei nuovi, così come una giusta rappresentanza di coloro che c'è. Credo che questo non sia stato, ti dico subito, per una ragione, soprattutto, perché quelli che ci sono, anche di giovanissima età, ma sono tutti nominati. È questo il dramma che questo viviamo. Questo è il problema. Il porcellum. Io credo con che queste elezioni, con queste elezioni nessuno ricorderà forse chi sono i nostri parlamentari. Questo è il dramma, no? Io perché credo, il collegamento con i territori, scusa, dove c'è stato? Poco. Poco, ma riuscirete male a farla questa nuova io legge non lo elettorale? So, ma io credo, hanno voglia di dire sì, no, la verità è che dobbiamo avere regole, ma drammatiche, drastiche, perché sia limitato il costo anche delle campagne elettorali, ma poi dobbiamo far scegliere ai cittadini. Io penso che la prima vera misura anticasta è quello di dire ai cittadini scegli tu. E se uno sbaglia, la prima però, posizione... Insomma, intanto ci ritroviamo col Porcellum che... Ma io sono, Calderoli, credo, no, che anche lei, che è abbastanza, credo, attenda anche a persone come me, insomma. Dico, credo che si sia accorta che da parte mia, per esempio, devo parlare di me, sono qui, c'è da tanto tempo, ma non solo mia, è la posizione di tutto il PDL adesso, la richiesta di far scegliere ai cittadini con le preferenze. È vero. Perché anche i collegi, scegli una sola persona, la sceglie il partito. Le preferenze ti mettono 30 persone, certo, non ce ne saranno 300, ce ne sono 30, ma tra quelle 30 magari una che ti piace la trovi e la decidi tu. E se uno sbaglia, non glielo rimandi alla seconda volta, tutto lì. Il tema soprattutto dovrebbe essere quello del maggioritario, che permette al governo di questo paese, perché il rischio è che con un sistema al porcellum come quello che abbiamo attualmente, o anche con un proporzionale ancora più spinto, noi ci troviamo con un Parlamento che non decide e non sa chi lo deve guidare. No, veramente. Il Senato è capitato, sta capitando. Comunque basta sono che il problema è veramente comunque quello di dare governabilità a un paese. Quindi c'è una questione importantissima di rappresentanza politica che io credo vada o attraverso i collegi uninominali o attraverso le preferenze. E c'è una questione di modalità, cioè dobbiamo decidere se vogliamo essere un paese evoluto ed evitare costantemente di trovarci con un Parlamento che si fa a pezzetti, che cambia, che diventa un arlecchino. E lì è la maturità. Ecco, torniamo a parlare del rinnovamento, perché è la grande parola, no, in questo. Io sono in politica, sento parlare di rinnovamento qualche volta c'è stato. Credo che sia direttamente proporzionale al tasso di corruzione che si trova nella politica. Ma credo che bisognerebbe farlo sempre. Il rinnovamento non può essere legato alla corruzione, perché non è che mettendo... Sai quanti anni ha Fiorito? Ammesso che lo vogliamo portare come esempio di corruzione, non è condannato, ma portiamolo come... Sai quanti anni ha? È un nuovo di 40 anni. Parlando di non nuovi e neanche di 40 anni, Berlusconi. Allora, Berlusconi oggi dice anche che occorre, tra le varie cose che ha detto, un forte rinnovamento. Allora le chiedo, è Berlusconi l'uomo giusto per rinnovare il centrodestra oggi? Guardi, per rinnovare tutti siamo giusti. Chi ha responsabilità, e Berlusconi è il nostro leader, è il nostro capo, se abbraccia davvero un concetto di... Io il rinnovamento lo considero più verso il merito rispetto che solo verso l'età, perché sono d'accordo con te, bisogna rappresentare la società così com'è, con tutte le età. Può essere assolutamente l'uomo giusto, può esserlo, ma può esserlo chiunque nella condizione di determinare delle Berlusconi scelte. Berlusconi non è chiunque, diciamo, quando si dice può Berlusconi... Può esserlo Berlusconi, ma può esserlo addirittura chiunque. Ma lei vorrebbe che si facessero le primarie comunque nel... Io credo che le primarie siano inutili se ci sono le preferenze, perché le primarie cosa sono? Ma diciamo delle così preferenze, come oggi. Scusa, delle preferenze interne
senza troppe garanzie. Allora meglio le preferenze controllate dallo Stato. Ma il PDL oggi ha bisogno di fare delle primarie per scegliere il candidato premier, come fa per Guarda, esempio io, il linea Partito di Democratico? Massima, sono estremamente favorevole alle primarie. Ma se vogliamo essere sinceri, se Berlusconi decidesse di avanzare la sua candidatura, le possiamo fare le primarie, l'ha detto anche lui, ma sarebbero una scelta propagandistica, perché è di tutta evidenza che se le primarie riguardano il Popolo della Libertà, trovo improbabile che qualcuno si candidi contro, perlomeno che batta Berlusconi. È sicuro? La verità, sì, che qualcuno batta Berlusconi all'interno del PDL. Lo conosco il bene. Centrodestra, no? Qui fa no, il centrodestra. Ah, PDL. Se fosse il centrodestra ci vorrebbero assolutamente le primarie, ma oggi all'interno del centrodestra non vi è la condizione. Okay. La candidatura di Berlusconi, eventuale, perché non l'ha ancora sciolta la riserva, nasce proprio dal fatto che fino a oggi... Lei l'auspica che si ricandidi nasce, Berlusconi? Se lei mi fa finire capisce se lo auspico. Nasce dal fatto che fino a oggi né Casini, ma in qualche modo neanche la Lega, si erano dichiarati disponibili a ricostituire quel centrodestra che ci ha consentito di battere la sinistra. Quindi auspica o no che Berlusconi se, si ricandidi? Se in queste condizioni sicuramente Berlusconi è il miglior candidato per rappresentare la difesa di quello che abbiamo fatto. In una condizione di coalizione larga non è indispensabile, dice lui, che sia lui a candidarsi. Se lo dice lui, posso dirlo anch'io. Allora, benissimo. Senta, no, lei voleva dire qualcosa, Pupato? Sì, cosina, sì, lasciatemelo dire, perché... Beh, due cose, insomma, fondamentali, credo. La prima è che concepisco, da quanto diceva adesso la Russa, che il concetto di cittadinanza è un po' diverso. Nel senso che noi valutiamo che il cittadino abbia la possibilità e la capacità, e questo mi pare una notevole dose di rispetto, no? Vicendevole tra coloro che fanno politica e coloro che semplicemente la fanno come elettorato appunto attivo, che è quello di andare a votare. E cioè pensiamo che in fondo anche gli outsider come me, no? Possano invece superare nel PD, superare, sì, nel PD non avete il un leader. Perché, ma perché non avete un leader? No, ma mi scusi, e Bersani lo può superare chiunque, scusi, hai ragione. Possono superare la persona che è, diciamo, naturalmente prevista dal contesto in cui si vive a diventare il segretario e quindi il Presidente del Consiglio, presumibilmente. Questa è davvero democrazia ed è un valore aggiunto che non si può semplicemente dire non vale perché noi sappiamo già come andrà a finire. Nessuno sa davvero come andrà a finire, questo è il bello della diretta ed è il bello di un paese che ha voglia di ascoltare e di giocarsi anche con le primarie la possibilità di conoscere, scusi, di diciamo soprattutto di questi idee. Tempi magari. E poi di un'altra cosa, scusi, la Russa, mi scusi, poi un'altra cosa. Ci vogliamo prenderci vorrei dire che noi diventeremo europei quando avremo la capacità autonomamente, Berlusconi questo ragionamento lo dovrebbe fare, perché se io fossi in lui lo farei, di andare a casa, ma non perché, come dire, glielo dice Laura Puppato, che conterebbe molto poco, ma semplicemente perché chi ha fallito nel proprio governo in tutti i paesi europei se n'è andato a casa e non si è più ripresentato in Parlamento, ha fatto altro, ha fatto consulenze, ha scritto libri, ha presentato altre forme, ma non ha più prodotto politica. Questo è capitato a Blair in Inghilterra, questo è capitato a Zapatero in Spagna, questo è capitato in Germania, a Schröder. Così appena abbiamo... No, mi scusi, è proprio così, nel senso che io credo che noi dobbiamo concepire la politica per quello che è, una quota di rappresentanza della società con un bisogno di rappresentarla al meglio e di tentare di governarla mettendo a rischio il proprio futuro. Lo capisco, allora c'è un piccolo particolare, che Berlusconi non ha avuto mai una sfiducia né al Senato né alla Camera. Lei dice che ha fallito questo certo governo. Io so quali sono le ragioni del fallimento, se no non saremmo qui. Senta, ma non, la domanda non è che paese lascia Berlusconi dopo i 18 anni in cui con una fase alterne ha governato? Non ho capito. La domanda non è qual è il paese che un Presidente del Consiglio governato per tanti anni credo lascia. Io credo che sia un paese che non ha governato ininterrottamente, alternativamente alla sinistra, non dimentichiamolo. La sinistra ha avuto la fortuna di governare sempre nei momenti di crescita economica
del sistema europeo e mondiale. Berlusconi ha avuto nel 2001 e poi l'11 settembre appena entrato e adesso la crisi economica una iattura terribile. Ma a parte questo, io credo che non lasci un paese senza aver segnato positivamente in molte cose. Qual è la cosa più positiva? La cosa più lei? Positiva, per esempio, è il bipolarismo. Prima di Berlusconi i partiti nella ristretta cerchia di qualche conventicola decidevano il programma. E la gestione della crisi economica cambiavano invece è stata la gestione occupata. Della crisi economica è in Italia esattamente migliore della Spagna, della Grecia e peggio della Germania, ma credo che dipenda dalle condizioni economiche dell'Italia. Vede, lei dice una cosa che diceva Buttiglione. Buttiglione, quando Berlusconi, prima che si dimettesse, ha detto che appena Berlusconi si fosse dimesso, lo spread sarebbe sceso di 300. Sì, sì, no, ma questo spread è la sapete, ma ripetiamo, non è stato così. Le condizioni economiche dipendono dall'Europa, dipendono da Berlusconi. Sì, è proprio così. No, ma senza siccome Berlusconi ne sarebbe tante andata volte peggio, qui, secondo me. Peggio. C'è un termometro, io credo, per riuscire a valutare... Che paese lascia Berlusconi? Appunto, c'è un termometro chiaro che riesce a valutare in maniera obiettiva, secondo me, la situazione in cui è stato lasciato questo paese dopo averlo avuto sostanzialmente negli ultimi 10 anni, adesso con un parentesi di poco più di 18 mesi del governo. Come mai una parentesi è durata così poco? Scusi, mi lasci completare. Scusi, no, ti posso fare questa domanda? Come mai è durata così poco questa parentesi? Ma per le ragioni che le dicevo prima, perché in realtà... Forse perché la sinistra non sapeva governare. No, mi permette, la prego. Sì, prego. In realtà quello che dobbiamo dirci è che questa legge, il Porcellum, ha prodotto il risultato che abbiamo visto con il governo Prodi. Per la verità voi dovreste averne anche subito qualche danno recentemente quando vi siete trovati a fare compravendita di parlamentari in Parlamento. Compravendita di parlamentari, Pupato, la devo interrompere per andare in pubblicità, se no mi licenziano. Addirittura. Pubblicità. Allora, onorevole La Russa, ha detto ieri da noi D'Alema che se vince Renzi le primarie del Partito Democratico, questo significa la fine del centro-sinistra. Lei pensa che sia così? La fine del centro-sinistra no, la fine di D'Alema probabilmente sì. Ma i miei del Veneto, a cui ho chiesto come voterebbero se fossero di sinistra, se dovessero andare alle primarie, mi hanno detto senza dubbio voteremmo Puppato, perché è una persona per bene. Devo che dire, endorsement, devo dire. Puppato. Assicuro che non c'è stata nessuna trattativa. È vero. Non detto, è che noi siamo di centrodestra. I voti del centrodestra, no. Come Renzi. Io auspicherei che mi votassero tutti i cittadini liberi, e quindi tutti coloro che intendono garantirsi il futuro e garantirlo ai propri figli. Mi va bene, no? Considera che ormai siamo al 60% tra Grillo e non votanti, il che vuol dire che il voto di protesta è diventato maggioritario, non se ne parla mai. Ma se le primarie servissero solo a questo sarebbe già importante. Grazie onorevole La Russa, grazie Laura Puppato e ovviamente in bocca al lupo per questa sua corsa nelle primarie. Grazie agli spettatori, noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.